Ciao a tutti, chitarra da studio, Mauro Giuliani vi dà il benvenuto, sono Mirko Migliorini e oggi vediamo insieme come cambiare le corde della nostra chitarra. Operazione molto semplice, ma se vogliamo farlo nel modo corretto, dobbiamo stare attenti ad alcuni dettagli. Vediamo subito come fare. Come prima cosa, è necessario stendere la chitarra facendo appoggiare il fondo su un piano stabile, meglio se leggermente imbottito, in modo da non rigare la vernice. Ora abbiamo due possibilità. Cambiare una corda per volta, in questo modo manteniamo la tensione allo strumento, oppure cambiare tutte le corde insieme. In questo modo togliamo completamente la tensione allo strumento, eliminando completamente tutte le corde vecchie. Ci vorrà più tempo la tavola armonica per ritornare alla giusta tensione, ma questo ci permette di poter fare agevolmente dei lavoretti di pulizia e manutenzione alla tastiera, argomento che affronteremo insieme in uno dei prossimi video. Anzitutto una breve premessa. Per agevolare il più possibile il passaggio delle vibrazioni dalle corde alla chitarra ed eliminare qualsiasi impedimento, è importante che i nodi delle corde siano fatti con cura e precisione. Vediamolo insieme. Partiamo dal Mi basso, la sesta corda, la più grossa delle tre corde rivestite, così chiamate perché sono costituite da un'anima di nylon, rivestite da un filamento di una particolare lega che può avere una percentuale di bronzo o argento. Tutte le corde rivestite, di qualsiasi marca, presentano ad una delle due estremità una piccola porzione con un avvolgimento più rado, un paio di centimetri di rivestimento parziale. Quindi prendete la corda dall'estremità opposta con il rivestimento integro, infilatela nel forillino del castelletto e fate una piega alla corda in uscita a circa un centimetro dalla sua estremità. Dopodiché, avvolgetela una volta intorno a se stessa dalla parte della corda in entrata e infilate la parte piegata sotto la corda in uscita, creando una strozzatura. Tirate con la mano la corda in modo da simulare la tensione finale e fate aderire bene la legatura al castelletto, controllando bene che la legatura sia stabile. Infiliamo l'altra estremità nel forellino del tamburello corrispondente alla sesta corda del Mi basso, la facciamo passare nell'asola della paletta e la avvolgiamo intorno alla corda in entrata in modo da creare una strozzatura. Durante questa fase non teniamo la corda aderente alla tastiera, ma lasciamola lasca in modo da avere un giusto margine per l'avvolgimento sul tamburello. Aiutandoci con un giracorde, giriamo in senso antiorario avvolgendo la corda sul tamburello fino ad ottenere una minima tensione, facendola scorrere nella scanalatura del capotasto corrispondente e tenendo ben uniti i vari giri di avvolgimento in modo da assecondare il più possibile la linearità della corda da capotasto a tamburello. La stessa identica legatura la adoperiamo per le altre due corde rivestite, la quinta corda in La e la quarta corda il Re. Passiamo ora alle tre corde non rivestite, composte da un monofilamento di nylon o in certi casi da una particolare lega di nylon e carbonio. In questo caso, non essendoci nessun rivestimento, le due estremità sono identiche. Quindi prendiamo una delle due estremità, la infiliamo nel forellino del castelletto nello stesso identico modo delle tre rivestite, non facciamo nessuna piega e la avvolgiamo su se stessa, partendo dalla corda in entrata, non una volta come nel caso delle corde rivestite, ma tre volte fino ad infilarla sotto la corda in uscita, creando una triplice strozzatura tra corda e castelletto. Allo stesso modo, nel fissaggio alla meccanica dalla parte della paletta, infiliamo l'altra estremità nel forellino del tamburello corrispondente alla corda. La infiliamo nell'asola della paletta, la avvolgiamo non una sola volta come con le corde rivestite, ma tre volte, in quanto la corda non rivestita ha bisogno di più strozzature per mantenere una buona aderenza. Durante questa fase non teniamo la corda aderente alla tastiera, ma lasciamola ancora più lasca rispetto alle corde rivestite, in modo da avere più margine per l'avvolgimento sul tamburello. Aiutandoci con un giracorde, giriamo in senso antiorario, avvolgendo la corda sul tamburello fino ad ottenere una leggera tensione, facendola scorrere nella scanalatura corrispondente del capotasto
e tenendo ben uniti i vari giri di avvolgimento in modo da assecondare il più possibile la linearità della corda da capotasto a tamburello. La stessa identica legatura la adoperiamo per le altre due corde non rivestite. La seconda corda, il Si, e la prima corda, il Mi. Se dovessimo usare delle corde in carbonio anziché in nylon, essendo più sottili, dobbiamo aggiungere un avvolgimento al Mi cantino, sia nella legatura al castelletto, sia nella legatura al tamburello della meccanica. In questo modo evitiamo uno spiacevole inconveniente che può creare danni permanenti alla tavola armonica, cioè il fatto che la legatura al castelletto del Mi cantino, raggiunta la tensione di accordatura, possa scivolare, slegarsi e frustare la tavola armonica in corrispondenza della legatura stessa, provocando una vera e propria fessura sul piano armonico. Arrivati a questo punto, possiamo accordare la nostra chitarra e contestualmente assicurarci che tutte le legature al castelletto siano esattamente al loro posto e, se necessario, riposizionarle. Una volta accordata, con un piccolo tronchesino, una forbicina o anche un semplice tagliaunghie, possiamo procedere al taglio dell'eccedenza delle corde sia nelle legature del castelletto sia nelle legature dei tamburelli della meccanica. Durante le prime ore di utilizzo, le corde subiranno un normale processo di allungamento, rendendo necessario una ripetuta accordatura, fino a quando le corde, al raggiungimento della loro giusta tensione, risulteranno perfettamente intonate.